Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto. Benvenuto a voi invece, fatevi un applauso. Ciao a tutti, sono Davide Maria Meneghin. Frequento la classe quinta, gentilissimi, frequento la classe quinta dell'ITT e teneteli per dopo, teneteli per dopo. E' è tre anni che faccio Green School, partecipo a questo concorso E è due anni che faccio il presentatore. Dopo la stand innovation dell'anno scorso... <ride> buon buon, basta, grazie. Dopo la stand innovation dell'anno scorso, e io ho fatto il presentatore ovviamente, non me la sento di presentare da solo. È l'ultimo anno e vogliamo uscire, uscire in un modo spettacolare. Quindi chiamo al mio fianco le mie due ali, Angelo e Nicola, i miei gemelli di un'altra madre. Silenzio per piacere. Eh, ciao a tutti, io sono Angelo, frequento la sua stessa classe, e siamo più o meno gemelli diversi e niente, basta. Ciao, eh, io sono Nicola, sono un gemello di Davide, sì, siamo diversi, di mamme diversi, però siamo gemelli. Il nostro rapporto è un rapporto diverso da quello familiare, però ci chiamiamo comunque gemelli. Vabbè. E, no, no, l'applauso tenetelo per dopo, per la persona che verrà tra poco, salirà sul palco. E, esatto, la prima persona che avrà l'onore di essere presentata da noi, perché se essere presentati da noi è un grande onore, eh? Sì. E, chi abbiamo pensato? Chi se non la persona più importante del nostro istituto, la nostra preside? Prego, salga per piacere. Grazie, uno, uno, uno basta, grazie, grazie, grazie. Sì. Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Ecco, io sono la parte istituzionale, mi dispiace ma bisogna eh, cominciare dalla parte istituzionale. Grazie per aver accolto l'invito a partecipare all'edizione 2024 dell'evento Green School, città della vittoria per la transizione ecologica e culturale in questo prestigioso teatro, il Teatro da Ponte, messoci a disposizione dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. L'evento sarà interamente registrato e poi lo metteremo, metteremo il link nel nostro sito e anche in altri luoghi online. Grazie all'amministrazione comunale tutta, vedo il sindaco di Vittorio Veneto qui presente con noi. Per aver concesso ai ragazzi di calcare un vero e proprio palcoscenico al fine di presentare i loro capolavori, frutto di mesi di impegno e ricerche utilizzando la didattica peer-to-peer, -peer, cioè l'apprendimento tra pari. Rivolgo un saluto a tutti i nostri ospiti presenti, da quelli istituzionali a quelli del mondo delle imprese e delle associazioni datoriali e naturalmente della scuola. Un saluto particolare va anche ai giovani ospiti e dai docenti accompagnatori di due classi seconde medie del comprensivo 1 da Ponte e di due classi prime del comprensivo 2 Zanzotto, che insieme alla delegazione di studenti di Città della Vittoria, 10 classi, voi sapete che ne abbiamo 50, e qui non potevamo evitarli tutti, quindi solo 10, soprattutto del biennio, chiaramente, prime, seconde e qualche terza. Uh, avranno modo di cogliere quanto sia importante cambiare le proprie abitudini quotidiane per una sostenibilità ambientale concreta. Questa manifestazione ha come protagonisti gli studenti del gruppo Green School, espressione dell'insegnamento trasversale di educazione civica introdotta nel 2020 per rendere i ragazzi sempre più cittadini consapevoli e attivi. Eh, si tratta di un team di circa 40 ragazzi, che, eh, dei nostri tre indirizzi, quindi l'Istituto Tecnico Tecnologico, Tecnico Economico e Turistico e Professionale, e guidati con passione da un gruppo di docenti, che hanno seguito e sostenuto da ottobre ad oggi, un pomeriggio alla settimana, quindi attività extracurricolare, i ragazzi nell'approfondimento di importanti tematiche green scelte dagli stessi studenti. Sono pomeriggi che rappresentano una preziosa occasione di potenziamento delle competenze curricolari nell'ambito delle STEM, di aggregazione, nonché di una progressiva assunzione di consapevolezza del valore della sostenibilità a tutti i livelli, sociale, economico, ambientale e culturale. Nella diffusione di questi valori di tutela dell'ambiente e della vita, ci supporta anche un istituto di credito, Banca Prealpi San Biagio. Che in questa, eh, che in quanto banca di credito cooperativo ha nel proprio DNA non fare solo utili, ma soprattutto utilità per il territorio. Invito il Cavalier Flavio Salvador, vicepresidente di Banca Prealpi, a raggiungermi sul palco. Banca. Banca Prealpi rappresenta per la nostra scuola un partner irrinunciabile in diverse attività. Anche in questa seconda edizione di Green School, grazie alla sensibilità della banca, siamo stati in grado di organizzare questo appuntamento nel contempo di dotare i nostri studenti di un, element di un elemento identitario e comunitario, le t-shirt e le felpe. I messaggi inseriti sulle felpe e sulle t-shirt, sono stati pensati dai ragazzi stessi del gruppo Green. E indossare le magliette e le felpe create da loro e per loro eh, li fa sentire parte di un team e li rende dei veri e propri ambasciatori di sostenibilità nella forma e nella sostanza. Cavaliere, a lei il microfono. Grazie, grazie eh, dottoressa. Ecco un saluto a tutte le autorità pubbliche, alle rappresentanti delle associazioni di categoria economiche, in particolare al signor Sindaco, al padrone di casa, al dottor Benazzi, al dottor Marcon e grazie per l'invito. Io porto anche il saluto del presidente di Banca Prealpi San Biagio. Carlo Antiga del Consiglio di amministrazione e chiaramente della direzione. Eh, qualcuno può domandarsi perché una banca fa eh, questo tipo di interventi, perché eh, gran parte del programma del eh, green, della sostenibilità economica, dovrà passare per forza attraverso gli istituti di credito. Quindi è una eh, prerogativa che ci è stata affidata perché nel momento in cui un istituto di credito emana il credito ci sarà delle discriminanti, discriminanti che sono a favore di chi avrà uno sviluppo chiaramente sostenibile, ovvero il progetto di sostenibilità passa attraverso il rispetto dell'ambiente, la sua conservazione, in maniera che il benessere dell'attività economica sia rivolto a tutti i stakeholders, quindi in linea trasversale, e che sia di benessere per le generazioni presenti. E anche per le generazioni future. Ecco questo è il concetto un po' di sostenibilità. Banca di credito cooperativo perché? Perché già nell'articolo 2, e quindi nel nostro istituto abbiamo appena festeggiato i 130 anni, è già stato scritto. Quindi nel 1894, all'articolo 2 dello Statuto, c'è scritto che la banca promuove lo sviluppo territoriale sostenibile e che sia per tutti. Quindi per noi abbiamo già raggiunto quello che è, chiamano così un goal eh, di quelli 17 che l'agenda ONU 2030 ha stabilito, noi l'avevamo già da un bel pezzo. Abbiamo anche la certificazione per la parità di genere. Siamo stati i primi in Italia come istituto bancario e credito cooperativo ad avere questa certificazione e quindi ecco siamo sulla buona strada anche noi, e io non la tirerei più tanto lunga e quindi grazie, complimenti a voi per aver fatto questo progetto signora preside e continuate su questa strada, il futuro è vostro e ricordatecelo, grazie. grazie. Rimanga con me, grazie, grazie, grazie. La, la ringrazio per le considerazioni, che sono assolutamente pertinenti. Chiederei ora di aggiungersi a noi eh, al direttore generale dell'ULS2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. <ride> Dottor Benazzi. La ringraziamo per essere riuscito ad inserire nella sua affollata agenda questo evento. Il nostro istituto fa parte della rete delle scuole che promuovono salute da settembre 2023. In Veneto sono ormai più di 100 le scuole che fanno parte della rete europea Schools for Health in Europe. Da mesi gli studenti delle prime, seconde e terze Ipsia stanno portando avanti alcune iniziative da voi promosse fra cui un chilometro al giorno. Direttore, a lei la parola. Sì, eh, buongiorno a tutti e complimenti veramente, complimenti alla preside, agli insegnanti, a voi ragazzi, perché quando parliamo ovviamente di energie alternative, di green, eccetera, parliamo della nostra salute, è fondamentale. Allora guardate, dopo il Covid, lo dice l'OMS, eh, sicuramente sono aumentate le obesità nei ragazzi giovani, sono, eh, che poi questa porta all'ipertensione arteriosa e altri tipi di problemi cardiocircolatori. Ma poi l'OMS ha detto una cosa importante. Sono ormai purtroppo in Italia, abbiamo circa un milione e mezzo di persone che a causa dell'inquinamento atmosferico, quindi il PM10, il PM25, diciamo che il PM25 è un particolato più fine e quindi entra nel, nel, nell'albero respiratorio, abbiamo bronchite croniche. Ma iniziamo ad averle già a 20-25 anni, partendo dall'asma, quindi dall'irritazione bronchiale, fino a poi arrivare a patologie che compromettono la nostra vita e il nostro normale vivere. Quindi è importante che si dicano queste cose ma poi si mettano in pratica. E come si mettono in pratica? Beh, siccome purtroppo l'Italia ancora, come tanti altri paesi del mondo, al 77% utilizza ancora il carbon fossile, quindi il metano, quindi chiaramente tutto il petrolio, eccetera. Però il 23% stiamo cominciando anche noi a utilizzare energie alternative. Cosa possiamo fare noi? Beh, credo che noi possiamo fare due cose importanti: andare a scuola, possibilmente camminando in bicicletta e comunque muovendoci sempre. Questo aiuta perché muoviamo meno le macchine, muoviamo meno i mezzi, ma facciamo un movimento e noi siamo meglio. Quindi bravi e complimenti perché siete sulla strada giusta. Grazie. Direttore, grazie delle sue parole. Sono una sollecitazione a continuare, come appunto ci ha detto, e senz'altro continueremo. E' con noi oggi anche il Presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che prego di raggiungerci sul palco. La presenza del Presidente Marcon non è casuale. Il Green School Città della Vittoria è l'evoluzione dell'Energy Team, il primo nucleo di studenti attivo nell'ambito della transizione ecologica e culturale del Città della Vittoria. Da anni la nostra scuola, attraverso l'Energy Team, partecipa al Green School Competition, ormai alla undicesima edizione, organizzata dalla provincia di Treviso. Aperta agli istituti superiori per incentivare condotte di vita finalizzate alla riduzione di CO2 e alla condivisione di valori educativi ed ambientali. Presidente, due parole. Grazie, Preside, un saluto a lei, grazie ragazzi, siete bellissimi e bellissime. Un saluto al direttore, al rappresentante di Banca Prealpi, al sindaco, a tutte le autorità presenti. Sì, undicesima edizione di Green School Competition, abbiamo cominciato a parlare in provincia di sostenibilità ancora quando magari era, no, non se ne capiva l'importanza e voi avete, se non erro, quasi sempre partecipato a questa competizione e quindi io credo che l'idea di allora abbia avuto questo seguito che oggi insomma, ci indica che la sostenibilità è una strada che dobbiamo seguire tutti e dove tutti possiamo dare il nostro contributo nel comportamento voi, noi. Io ricordo all'inizio quando dicevano guarda spegni la luce, quando vado a casa mio figlio lascia sempre le luci accese, chiudi il rubinetto, queste piccole cose qui aiutano insomma a sostenere. Poi ci sono altre azioni che si mettono in pista. Un esempio il concreto che voi state toccando con mano è la nuova scuola, il nuovo Città della Vittoria, no? che ha preso forma finalmente. Al termine del percorso, quell'istituto lì, NZEB, NIA Zero Energy Building, sarà un fiore all'occhiello per la provincia di Treviso, ma sicuramente un ambiente per voi confortevole, sicuro e sostenibile ambientalmente. Ringrazio la banca perché non è cosa usuale vedere istituti di credito che siano vicini ai territori e che restituiscano i territori quel che i territori danno alla banca. Camminando assieme si cresce e si cresce in un modo sostenibile. Bisogna farlo. Lontani dalle ideologie consentitemi perché la sostenibilità deve essere sia ambientale ma anche economica e sociale quindi ci vuole il giusto equilibrio perché le comunità continuino a crescere e prendano quell'indirizzo che dia alle future generazioni un ambiente più sostenibile. Mi piace che attraverso il vostro, ho visto che farete un punto sull'idrogeno, è una questione molto importante rispetto all'energia all di cui fa bisogno sempre e quindi avere questo punto di vista da parte dei giovani, da una prospettiva di futuro anche a noi che siamo ancora giovani, non come voi, siamo ancora giovani, un punto di vista positivo. Grazie quindi e complimenti per il lavoro che avete fatto. Grazie anche a lei per il suo intervento. Chiudo, sono onorata e, orgogli e orgogliosa di avervi tutti e tre sul palco insieme a me e come direbbero i nostri ragazzi, quando mai mi capiterà una cosa del genere? Perché è veramente eh, incredibile. Ecco, bene, grazie per aver trovato il tempo, tra i vostri molteplici impegni, di partecipare a questo nostro evento. E questo ne sottolinea l'importanza e il valore che la sostenibilità ha per voi e per noi tutti. Grazie. È tempo ora di lasciare sì, il palco. La scena ai nostri protagonisti. Agli studenti del Green School, Davide, a te il microfono. La ringrazio, signora preside. Un bel applauso, signori, Allora eh, ecco, in, entriamo nel vivo di, di questo evento, di questa giornata, il primo gruppo prima era la persona no? che aveva l'onore, adesso è il primo gruppo che ha l'onore di essere presentato da noi altri qui e dovrò farlo pronunciare a lui perché è un nome in inglese io ho l'inglese, non so quanti di voi, eh? Girls Code is better. Dai, dai, facciamogli un bel applauso che intanto arrivano. un po' timide. Buongiorno a tutti, io sono Giorgia Maria, frequento la terza C di informatica all'ITT di Vittorio Veneto. Buongiorno, io sono Giada e frequento la seconda ITT. Buongiorno, io sono Diana, faccio la quinta ITT in elettrotecnica. Buongiorno a tutti, io sono Sara e oggi sono qui per parlarvi di che cosa abbiamo realizzato durante questi cinque mesi, durante il nostro progetto che è intitolato, scusate, che è intitolato um, Girls Code It Better. Okay. Allora, innanzitutto il nostro team era tutto al femminile, Erano, era composto da 17 fantastiche ragazze che provenivano sia dall'ITT che dall'ITE e um, eravamo accompagnate da una coachmaker esterna che era specializzata nella stampa 3D, infatti il nostro progetto era basato specialmente su quello Inoltre c'erano due professori eh, interni che hanno potuto accompagnarci meglio durante questo, questo percorso. Eh, ora vediamo nel dettaglio che cosa abbiamo realizzato. <clears throat> Ciò che vedete alle mie spalle è il prototipo del nostro gioco che più o meno possiamo dire assomiglia a un misto tra Monopoli e Gioco dell'Oca. Però noi lo riteniamo migliore per il semplice fatto che è incentrato tutto sull'ecosostenibilità è realizzato interamente con dei materiali riciclabili per esempio carta, cartone oppure plastica riciclabile e poi eh, diciamo che per vincere bisogna essere dei veri e propri esperti sulla mobilità sostenibile. Allora, eh, la foto è stata scattata mh, in una giornata dedicata alla presentazione che è avvenuta in aula magna all'ITT, dove noi ragazze, il nostro team, è andato a presentare ai nostri coetanei ciò che abbiamo fatto. Abbiamo fatto quindi diciamo, della peer education, quindi per noi è stato molto importante. E inoltre, un'altra giornata che mi piacerebbe ricordare è quella dell'11 maggio, quindi è passata da poco questo sabato, dove eh, tutto il team è andato a Bologna a presentare eh, a tutte le altre ragazze del nord Italia che cosa abbiamo fatto. Allora, personalmente è stata una fantastica mh, esperienza, la posso ritenere così, in quanto ehm, diciamo che ho potuto vedere mh, dei fantastici capolavori che le altre hanno realizzato. E' um, è stata, cioè nel senso, mi è piaciuta molto, ho imparato delle nuove cose, la rifarei come esperienza, anche in generale diciamo tutto il progetto perché è stato divertente, ho comunque potuto conoscere nuove ragazze, quindi veramente lo consiglio a tutte le ragazze qualora eh, prossimo anno volessero partecipare. Allora... Allora, all'inizio del nostro progetto eh, ci hanno assegnato un macro tema, che era quello che vedete alle mie spalle: sarebbe realizzare un artefatto che sostenesse e incentivasse la sostenibilità ambientale. Eh, il nostro tema includeva questi due punti dell'Agenda 2030, che sarebbero il 7 e il 12, quello sull'energia pulita e quello sul consumo e la produzione responsabili. L'idea iniziale è partita eh, dall'argomento dal tema dell'edilizia sostenibile. Uh, collegandoci al Monopoli come, come ha detto Sara prima. Um, in seguito abbiamo aggiunto altri cinque temi per ampliare un po' il nostro gioco e comprendere più, mh, più argomenti possibili. Uh, I temi sono questi qua che, che vedete alle mie spalle, sono raffigurati con delle immagini che sono collegate anche alle pedine del gioco che poi vedrete. I temi sono... Uh, questo qua che sarebbe edilizia sostenibile, quindi um, la costruzione di edifici in modo sostenibile, con processi sostenibili e anche um, l'utilizzo di energia pulita uh, all'interno degli edifici. Poi abbiamo uh, l'acqua, quindi evitare lo spreco di acqua, spegnere i rubine, il, chiudere i rubinetti quando, quando ci laviamo i denti oppure quando per esempio facciamo la doccia in tutte queste applicazioni oppure noi l'abbiamo pensata anche più in grande, eh, ad esempio quando vediamo delle fontane che sono sempre attive e quindi sprecano e consumano molta acqua che si potrebbe risparmiare. Poi abbiamo ehm, il riciclo dei rifiuti. Quindi per esempio fare la raccolta differenziata ci permette di riciclare tutto quello che noi buttiamo via, la plastica ad esempio, oppure la carta o anche l'alluminio. Um, un consiglio che diamo di solito è quello di acquistare per esempio delle borracce per evitare sprechi al posto di bottigliette di acqua di plastica che comunque inquinano abbastanza. Poi abbiamo uh, le aree verdi. Le aree verdi possono essere ad esempio dei parchi, delle aree naturalistiche, oppure, oppure sem semplicemente dei boschi, qualsiasi area che possiamo trovare in città o anche fuori. In seguito abbiamo due temi su cui noi abbiamo fatto con la nostra classe, ma anche all'interno della scuola, delle attività. Quindi l'energia pulita, l'energia sostenibile. Uh, su questo tema abbiamo fatto un'unità didattica uh, trasversale, quindi che comprendesse sia una nostra materia tecnica che anche uh, l'inglese. Abbiamo parlato insomma, um, dei vari tipi di energia rinnovabile in entrambe le lingue. E poi abbiamo um, il, uh, la mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile ehm, può essere delle macchine elettriche. Noi, per esempio, abbiamo visto all'interno di un concessionario le varie macchine elettriche e il loro funzionamento. Eh, le macchine ibride, i vari tipi di macchina ibrida, ci hanno mostrato, eh, a parte il funzionamento, tutta la parte del motore, tutta la parte delle batterie, ehm, in generale tutto il loro funzionamento. Oppure abbiamo... Eh, per esempio gli autobus sono un mezzo di trasporto sostenibile perché trasportano molte più persone di quanto una macchina possa fare e quindi anche se magari consuma più di un'auto normale, diviso per tutte le persone che riesce a trasportare inquina di meno. Un altro consiglio diciamo, che noi diamo è quello di fare car sharing, quindi se io devo andare a scuola per esempio e faccio la stessa strada di un mio compagno di classe, Possiamo farle insieme, invece che utilizzare due macchine diverse, possiamo utilizzarne una, e, um, inquinando meno l'ambiente. Come ogni gioco che si rispetti, abbiamo creato anche noi il nostro regolamento. Ma andiamo dunque a vedere lo scopo di questo gioco, che è la parte più importante. Questo qua è il prodotto realizzato. Per poter vincere a questo gioco bisogna completare le vostre schede città. In queste, come potete notare, vi sono sei simboletti raffiguranti i sei macro temi che abbiamo scelto per il nostro gioco. Il numero di giocatori minimo e massimo è dai due ai sei. Ogni giocatore appunto, riceverà una scheda città. Si parte eh, decidendo l'ordine e lanciando i dadi. Chi tira il numero più alto eh, partirà per primo e seguiranno gli altri giocatori in senso anti-orario. Una volta che sarà partito il gioco, dentro, le, dentro il tabellone ci sono delle caselle colorate. In queste, in queste caselle colorate eh, dovete rispondere a delle domande, domande inerenti a quel tema. Una volta che risponderete correttamente a tre domande potrete vincere una statuina. Beh Giorgia, scusami se ti interrompo, però ora vorrei testare le abilità del nostro pubblico, quindi per favore mi servono almeno tre volontari. Alzate la mano, grazie. Grazie, <ride> ok. <ride> Bravi! Ciao, mi senti? Ehi hey là, ciao, come ti chiami? Lina, Lina. Lina. Bel nome. E... Dai Sara, fai la domanda. Ok, allora, mi senti? Certo. Ottimo. Allora, dimmi almeno quattro tipi di energie rinnovabili che conosci. Aia, dai, questo è facile. Carboni fossili. Idroelettrica. Sì. Eh. S. Solare. Solare, bravo. <ride> ehm... Idrotermica no, idrotermica. Si, sì, brava, brava. Vai, 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 vai. Eh? Un altro volontario ragazzi. Voi siete troppo grandi. E là, ciao! Ciao! Come ti chiami? Mohamed! Ciao Mohamed! Ciao! Vai Sara, falli la domanda. Piacere Science a te! BB. Allora, questa è facile perché è multipla. Okay. Qual è la fonte rinnovabile più utilizzata al mondo? A. Solare B. Eolica C. Idroelettrica Eolica? No! Dai! No, Mohamed! Vai così! No. no! Si apprezza l'impegno, si apprezza sempre l'impegno. Dai, l'ultimo, l'ultimo ragazzi. Dai. Andiamo lì. Eh ma cioè. non, non, ho, non ho più domande. Mamma no, mia. Ok? Ciao Figo, Ciao. chi sei? Luca. Ciao Luca. Piacere Luca, allora mi dispiace ma ti è capitata una domanda difficile, quindi stai attento. Ma lui è secchione, lui è secchione, lui la sa. Allora, anche questa è multipla però, quindi non scoraggiarti. Se per un'ora ho più energia possibile solare ininterrotta, per quanto tempo potrei soddisfare le richieste di energia di tutto il mondo? Hai capito dai, la, dai la domanda? Non puoi assimilare, porca miseria, dai. Cosa dico? Cosa dici? Eh, lo chiediamo. Aspetta, aspetta, ti leggo le risposte. Allora, una settimana, un anno, dieci anni. Una settimana? Una settimana! No, è sbagliato anche ah. tu! Dai! Ah. Ragazzi, mi dispiace, non siete stati abbastanza bravi, quindi non avete conquistato la pedina dell'ecosostenibilità, però io sì, quindi eh, dovete riprovarci la prossima ragazzi, volta. Ragazzi, fatevi un applauso per l'impegno! Bravi! Ecco ragazzi, voi non siete riusciti a guadagnare la pedina, però se l'avesse presa avreste potuto perderla tramite delle domande imprevisto. Queste possono farvi perdere o l'ultima pedina guadagnata o addirittura l'intera vostra scheda città. Cosa? No, 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 okay. Di conseguenza con Canva, che è un'applicazione per la progettazione grafica, abbiamo, abbiamo, no. abbiamo idealizzato... Il tabellone del gioco con eh, al centro il nome del gioco come vedete, Echo Town, e altre sette caselle eh, quadrate dove vengono indicati i coi simboli, i vari temi, più quello dell'imprevisto con il punto esclamativo. Cosa c'è? Cosa eh, a scuola abbiamo eh, stampato il tabellone sulle stampanti che abbiamo a scuola e abbiamo anche ritagliato i cartoncini dove sono state incollate eh, le, le, le fotocopie che abbiamo fatto del tabellone. È stato suddiviso in quattro per renderlo un po' più, eh, me, cioè meno ingombrante. Meno ingombrante. Eh, e anche più resistente per magari i bambini più piccoli. Oh, ti giuro stai ferma. <ride> no, camera, <ride> Dopo con Word, quindi tutti conosciamo Word, abbiamo scritto le domande, gli imprevisti, che, eh, per ogni tema, come, come queste. Queste qua ad esempio sono le domande... No, questo è il Jolly. <ride> Dammi la domanda. <ride> <ride> Ad esempio questa grigia è la, la domanda per l'edilizia sosteni, sostenibile, ovvero quella della paleolica in questo caso. Stai zitta. Puoi andare avanti per favore. E... Infine con Tinkercad e Cura. Tinkercad è un'applicazione per la progettazione grafica 3D. Abbiamo eh, modellato le pedine, le statuine e i dadi. I dadi sono due, le pedine sono sei, quindi una per ogni giocatore, mentre le statuine sono, sono sei, eh, una per ogni tema. Come ad esempio quella dell'edilizia sostenibile abbiamo utilizzato la casetta con, le, con i, panne, i pannelli solari. Per lo spreco dell'acqua abbiamo utilizzato le fontane. Per la mobilità sostenibile abbiamo utilizzato l'autobus, per il riciclo abbiamo utilizzato il bidone del riciclo con il simbolo del riciclo, per l'edilizia sostenibile abbiamo utilizzato la paleolica, mentre per le aree verdi abbiamo utilizzato l'alberello. Ehm, Tutti questi oggetti sono stati, formati, eh, con, no, sono stati stampati con la stampa 3D che abbiamo a scuola, quindi cioè, ringrazio la scuola per averci... Dato questa stampante, ecco, e ehm, tutti questi oggetti sono stati fatti con del materiale biodegradabile chiamato PLA. Grazie per l'attenzione, spero che vi sia piaciuto. Sì. Okay. No, l'applauso dopo. E silenzio. Pross silenzio. Prossimo silenzio. gruppo, per piacere. Dai bimbi, fate un po' di silenzio per piacere. E prossimo gruppo che avrà sempre l'onore di essere presentato da noi, e ha come tema giocando, giocando. E... e diciamo che non vi spoileriamo trama e cose così, vi diciamo solo che il tema che loro hanno, e hanno deciso di scegliere di questo videogioco è la desertificazione. E non so se avete presente Bronze Stars, le mappe, quelle tipo Piano della Fame, così, ecco, vedi i veri OG, ecco, esatto. Il tema è quello, e niente, lasciamo spazio alla loro presentazione, dai, accogliamoli con un bel applauso, dai, dai, dai porca dai, miseria. Dai, 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 dai. Vuoi? Benvenuti a tutti. Sono Samuele, un ragazzo di Giocando Giocando del quarto anno di informatica. Sono qui per presentarvi il progetto dei ragazzi di quinta, che sono attualmente in regia. Un applauso per la regia. Bene. I nostri ragazzi hanno deciso di fare un sito per permettere a tutti di capire il loro impatto sull'ambiente e come ridurlo. Infatti questo sito permette di calcolare l'impronta ecologica. Che cos'è l'impronta ecologica? In ogni momento la terra produce delle risorse di vario tipo: le risorse del suolo che permettono l'agricoltura, le risorse del sottosuolo che permettono tutte le attività estrattive, le risorse delle foreste che danno un habitat agli animali, aria e legna. L'impronta ecologica è per l'appunto quante di queste risorse le attività umane utilizzano ogni anno. Ma come funziona questo sito? Innanzitutto farà delle domande sui vostri stili di vita, sulla dieta, quanta carne mangiate, di che tipo di carne, perché una carne magari impatta di più, una carne di meno, e lo so, è buonissima, però ci sono scelte migliori di altre. Domande come l'energia che avete a casa, quanta ne usiamo, da dove viene? Quanti sanno da dove viene l'energia che usiamo a casa? Quasi nessuno. Eppure alcune aziende offrono delle energie molto più pulite rispetto ad altre. Abbiamo una centrale a nove, idroelettrica. Quanti utilizzano quell'energia? Boh, chi? Due, uno. Dopo tutte queste domande, il sito elaborerà i dati e vi fornirà l'impronta ecologica. Com'è? Un numero, un'immagine. Rappresenta l'impronta ecologica come quante terre utilizzeremo ogni anno se tutti quanti ci comportassero come te, te che hai inserito i dati. E dopo, ovviamente, avervi fatto sentire in colpa, propone dei piccoli cambiamenti per ridurla notevolmente. I più comuni sono acquistare cibo locale, di stagione. Di sicuro mangiare un'anguria in inverno, uno, non è buono come mangiarla a luglio e due, significa che è stata prodotta da tanto, tanto lontano. Altri consigli sono i trasporti. Non dico di fare una maratona ogni mattina per arrivare a scuola, ma se abitiamo a due chilometri e c'è il sole, come in teoria in questi giorni, di sicuro andare in bici non fa male. Questo è un grafico sui consumi e la produzione di risorse. Come vedete, la linea verde è quante risorse produce la Terra ogni anno. Come vedete, è costante, è sempre uguale, la Terra è sempre la stessa. Mentre la linea rossa è quella dei consumi delle attività umane. E come potete vedere, negli ultimi 50 anni ormai siamo in debito. Stiamo utilizzando molte più risorse di quelle che abbiamo a disposizione. Infatti, siamo arrivati quasi al doppio. Secondo voi. Quante risorse utilizzeremmo se tutti quanti ci comportassimo come l'Italia? Di più o di meno? Di meno? Sulle mani? Di più quanto di più? Una terra. Quanti per una terra? Due terre? Quante? Dieci? Dieci? Ok, non così tanto, per fortuna, perché i paesi che ne usano di più, sono sui 5, 5 e mezzo. Noi siamo sulle tre terre che comunque rispetto alla media, che come potete vedere più o meno sono due terre, è di più. Ma perché questo lo stiamo dicendo a voi? Perché i giovani sono molto recepivi e imparare qualche accortezza in più, sostenibile, come la raccolta differenziata, ci siamo nati tutti con la raccolta differenziata o no? Sì. È una cosa scontata, semplice, a cui non diamo peso, ma magari qualcuno che inizia a... a Entrare in questo mondo un po' più in là che ha già altre abitudini è più difficile perché non deve solo imparare quella nuova ma deve togliere quella precedente. Come potete vedere tutti i paesi europei si trovano all'incirca tra maggio e aprile. Cos'è questo grafico? Indica se tutti ci comportassimo come x paese, quando finiamo le risorse? L'Italia è qua a metà maggio, siamo su due terre e mezzo, quasi tre. Molti paesi europei sono su maggio e fine aprile, mentre i paesi che si comportano meglio sono come l'Austria, che tendono più verso le due terre, quasi una punto qualcosa. Però comunque siamo in debito. Gli effetti li conosciamo: non siamo, siamo noi che dobbiamo adattarci, non è la terra. Siamo noi che dobbiamo capire come renderla un terreno ancora abitabile per molti anni. Gli effetti li conosciamo, cambiamento climatico, ieri faceva il gelo, oggi fa caldo, oggi fa di nuovo il gelo e io non so più che mese sia, è importante sapere che mese sia. La desertificazione, un argomento che secondo noi se ne parla poco. Chi è che sa cos'è la desertificazione? Uno, due, tre, quattro, pochi. Eppure è una cosa che sta avendo sempre più effetto negli anni, eppure secondo noi non se ne parla così tanto. Per questo abbiamo deciso di sviluppare un gioco basato su un'idea, su una scommessa su come potrebbe essere il futuro che ormai non ci sembra così tanto distopico. Per questo abbiamo deciso noi di quarta, io, Raul Merotto e Tonin Daniel, di sviluppare un gioco sul proposito. Salve? Salve? Ok, effettivamente noi tre abbiamo creato un gioco sulla desertificazione. Però forse è meglio discutere effettivamente cos'è la desertificazione, perché, non tutti, perché tu non tutti potrebbero saperlo. La desertificazione è il processo climatico ambientale che porta alla scomparsa della biosfera. E successivamente, indovinate un po', a una trasformazione in un deserto. Le cause, della, le cause della desertificazione chiaramente sono anche naturali, per esempio le variazioni climatiche, la siccità, l'erosività della pioggia, ma anche noi, ahimè, ci mettiamo del nostro. Per esempio sfruttando le risorse idriche, causando incendi oppure uh, inquinando in generale, accentuiamo, questo, accentuiamo la desertificazione. Male. Vabbè, le effetti della desertificazione sono, abba sono abbastanza gravi, direi, perché tra questi abbiamo l'erosione dei suoli, uh, la sostenibilizzazione e insomma per, con la desertificazione noi perdiamo anche zone, zone verdi, zone dove magari c'era una flora, una fauna, quindi perdiamo anche diversità è estremamente importante e a noi sta molto a cuore come argomento, motivo per il quale, per sensibilizzare le persone al riguardo, abbiamo creato un gioco. Spero che vi piaccia. Il gioco si chiamerà Sons of the Desert, e, come ho detto prima, è stato creato da me, Daniel Tonin e Samuele Tomasi. By the way, sono Merotto raul. Ora, la, la realtà di questo gioco è una realtà non poi così tanto distopica, nel quale l'acqua è un bene raro e estremamente prezioso. Come ho detto, non poi così tanto distopica. E sì, il, il gioco si basa eh, sulla, sulla trasformazione di aree di desertificazione in, possibilmente, zone abitabili. Però, effettivamente, per parlare meglio dell'ambientazione del gioco, è meglio se passo eh, la parola a Daniel Tonin. Grazie, Raul. Il protagonista... Grazie. Grazie. Il protagonista avrà come obiettivo quello di sopravvivere e, nel mentre, ehm, ripristinare le zone desertiche. Inoltre potrà, in, pro, in, pro, inoltre, potrà preservare la zona in cui abita, che purtroppo è una delle poche zone verdi rimaste. L'ambientazione è ispirata a luoghi reali, come alcune regioni del sud Italia, infatti. Eh, le regioni col più alto rischio di desertificazione sono la Sicilia, la Puglia, il Molise e la Basilicata. La mappa è aperta, cioè la puoi esplorare completamente, e è divisa in due macro mondi, la parte arida dove non è presente vegetazione e la parte dove, dove è presente invece la vegetazione dove abita il nostro protagonista, la quale dovrà tenere in vita. E Appunto, per il protagonista continuerà a parlare il nostro amico Raul. Effettivamente, adesso parlerò io. Sì, scusa, hai preso quello sbagliato. Hai preso quello sbagliato. Capita. Applausi. Ora, per personaggi personali. Applausi. Grazie, grazie. Per personaggi principali, ne abbiamo ben due e il player impressionerà una, una persona che è accompagnata da un robot a quattro zampe. Un pochino random, sì, è vero, però è meglio se, se andiamo un attimo sui dettagli. Lui è il protagonista. Come potete vedere, sta indossando un kefia rosso. Per chi non lo sapesse, il è un è un telo che viene messo sulla faccia e sul capo delle persone. Per, evita per evitare insolazioni e intossicazioni da sabbia. Ora, noi abbiamo scelto il colore rosso per il suo kefia, per rappresentare il coraggio e l'indipendenza del nostro protagonista. Ma chi sarebbe mai il nostro protagonista senza Bob? Un applauso. <ride> Un applauso per Bob. Ebbene, signore e signori, Bob sta per Border Operative Bot ed è, come potete vedere, forse, è un robot a quattro zampe che funge da trasporto e fungerà, infatti, da inventario per il nostro player. Bob è munito di un'antenna e di un pannello solare che gli permette di sopravvivere nel deserto. Ora, non per vantarmi, però, Bob sarà il vostro migliore amico, anche perché sarà l'unico. Fatemelo bastare. Fatemelo bastare. Vabbè. Uh, questo sarà il nostro gioco, e presto, sarà, e presto sarà disponibile a tutti voi. Non so. Un applauso. Grazie ragazzi. Silenzio, 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 calma, calma, calma. Silenzio, silenzio. Dai bimbi. Ragazzi dai, adesso c'è un argomento molto interessante, tanto interessante. I telefonini, i social media. Alzi la mano chi riesce a fare a meno di stare con i social media una settimana. Che non, che non, eh, 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 eh. Ma dai, non ci credete neanche voi. Sì. Va bene. Andiamo sulla fiducia, ragazzi. Per comunicare con voi non useremo delle parole, ma useremo dei video. Va bene? Dai, ragazze. Dai, Roma. Forza, 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 forza. Ciao a tutti, noi siamo le ragazze che hanno partecipato a questo progetto, siamo di Seconda dell'Ite e siamo Asia, Sofia, Aia, Anna, Anica, Sara, Aia, Vittoria e Greta. Per... Per mandare avanti questo progetto, noi appunto abbiamo deciso di fare dei video, di rimodernizzare i profili social che erano già stati creati, eh, per comunque renderli più incisivi. Sono video di pochi minuti, perché comunque la soglia di noi ragazzi guardando video istruttivi è molto bassa, e parlano tutti di mh, tematiche ambientali e mh, sostenibili. E passo la parola al mio compagno. Allora, per iniziare vorremmo farvi delle domande eh, per introdurvi un po' quello che abbiamo fatto. Intanto, chi non usa i social? Sì, sì, sì fin sì. troppi, no, va bene. Sì. <ride> e chi li usa invece per guardare i video istruttivi tipo quelli di Joe Pop che dite i professori che guardate invece no? S sicuro. Ok, <ride> sicuramente. Allora, noi ci tenevamo a farvi vedere tutta una serie di video ehm, che abbiamo fatto, eh, e basta. Don't use makeup because they come from a process. Allora, siccome non, magari non tutti capiscono l'inglese e l'audio non si sente molto bene, nel video eh, dico eh, che non si usa il make-up perché eh, proviene da processi non sostenibili. Stoppa le copine in ah, Guardate la baraccia. Beh, questo direi che si capisce da solo, si spera. Il mio bel packaging devo il Per chi non capisce il francese, eh, viene detto di migliorare il packaging della vostra merenda. Riciclare meglio. Per chi non capisse lo spagnolo, ho semplicemente detto di riciclare i rifiuti. Allora, l'idea per questi video ci è venuta partecipando ad un'altra attività eh, di cui vi parleranno meglio dopo le nostre compagne. Che si incentra sulla giornata Mi Illumino di meno, il cui obiettivo quest'anno era di allargare i confini e non mantenere questa iniziativa solamente in Italia. E appunto abbiamo deciso di esporre in varie lingue dei concetti che vengono ribaduti, ribaditi spesso, però eh, di fatto non ci viene mai dato il giusto peso, ma che se venissero messi eh, in atto da ognuno di noi, il pianeta ne mh, ricaverebbe un grande vantaggio. Ora passo la parola alla mia compagna. Un altro video che avremo piacere di farvi vedere tratta di un'esperienza che abbiamo vissuto noi classi di seconda quest'anno in prima persona. È stata un'esperienza un comunque molto impegnativa ma fortunatamente è stata anche divertente. Eh, cioè, I professori ci hanno portato ad analizzare le acque del meschio. Le prime tre lezioni sono state di teoria ma la più divertente è stata quella dove poi siamo entrati in acqua e ci siamo divertiti comunque e il video è un riassunto di quello che abbiamo fatto. Ciao a tutti, noi siamo sempre Vittoria e Sofia e qualche giorno fa, insieme ai nostri insegnanti, siamo andati sul Cervada, che è un piccolo fiume di Vittorio Veneto, dove ci hanno diviso in gruppi e ogni gruppo doveva analizzare una piccola parte di dell'acqua. E attraverso questa analisi abbiamo scoperto che la varietà di insetti corrisponde anche al fatto se l'acqua è pulita o no e alla classe se la puoi Ecco qua, finito. Allora, ehm, per concludere ci tenevamo a darvi la nostra opinione su questo progetto. Eh, ad esempio, per me inizialmente era un progetto che non mi entusiasmava molto ed è stata la mia compagna di banca ad alzarmi il braccio per partecipare quando... Di fatto non ne ero proprio convinta, poi però ho deciso comunque di mettermi in gioco e di partecipare a questo progetto e di fatto mi sono divertita molto a creare i video. Io sono la compagna di banco che le ha alzato la mano perché avevo sentito parlare di questo progetto da amici e cugini che da un po' di anni ormai partecipano e comunque era stato divertente per loro e di fatto è stato non solo istruttivo ma anche divertente. Questo progetto non è da prendere come delle ore aggiuntive di scuola perché comunque sia i professori che diciamo, il clima che si respira in quei pomeriggi sono molto più leggeri di, rispetto a come sono in classe. Inoltre andando a Angry School oh, mi sono divertita e ho conosciuto comunque nuove persone, tra l'altro molto divertenti. <ride> La creazione di video era l'attività principale, principale e magari all'inizio era un po' imbarazzante e difficile perché non è un'attività solita da fare, però alla fine è stato divertente. Um, io ho messo il logo della scuola nei video e appunto all'inizio non era semplice, ma piano piano realizzando i video uh, oltre a unirci ci siamo anche molto divertiti. Anch'io all'inizio ero un po' scettica se partecipare o no a questo progetto, però alla fine mi sono convinta e non me ne sono per niente pentita. Anch'io, come la mia compagna, all'inizio ero un po' titubante, ma poi mi sono divertita molto e sicuramente è un'esperienza da rifare. Allora, se volete vedere gli altri video che abbiamo fatto eh, si può vedere qua sotto il, il nome di TikTok e è lo stesso anche su Instagram e pubblichiamo regolarmente. Grazie. Ciao, Grazie. fate brave bravissime. Allora, caro Davide, siamo giunti alla quarta, giusto? Al quarto gruppo? Sì. Ok, bene. Ma ti fidi a farli salire sul polco? Eh, allora, mi fido, cioè, gli do la mia fiducia. Sono dei nostri colleghi dell'Ipsia. Prego, dai, venite. Non fate i timidi. Ehi, hey. dai ragazzi. Dai, dai bimbi. E... <ride> e... Il loro slogan è movimento e vita. E do la parola a loro. Chi è che inizia? Buongiorno a tutti, noi rappresentiamo la classe seconda BM della scuola IPSIA. Io sono Angelo, io Mattia, Wilmer, io Jonathan. E oggi vi presenteremo un progetto a cui abbiamo partecipato e aderito attivamente durante questo anno scolastico. Il progetto in questione si chiama Un chilometro al giorno... Chi è che è il telecomando per fare? lo slide! Il progetto in questione si chiama Un chilometro al giorno. E qui rappresentata c'è una foto che è stata scattata durante la realizzazione del progetto e io inizierò col spiegarvi perché è importante muoversi. Muoversi migliora l'agilità e l'equilibrio potenziando tutte le funzioni fisiche, come quelle respiratorie, cardiache, muscolari e scheletriche, contribuisce al benessere psicologico, aumentando l'autostima in se stessi e la motivazione, e, non mi ricordo e abbassa eh, la depressione, lo stress e l'ansia. Inoltre aiuta a prevenire il sovrappeso e l'obesità, contribuendo anche all'evitare dell'insorgere di malattie cronico-degenerative. Un chilometro al giorno educational è un'iniziativa dedicata alla promozione di stili di vita attivi e salutari. Quest'ultima è stata avviata per la prima volta dall'Università di Verona nell'anno scolastico 2019-2020. Inizialmente era un'attività dedicata solamente alle scuole della provincia di Verona per poi essere stata proposta in tutto il territorio veneto. Ad oggi le scuole partecipanti sono quelle secondarie di primo e secondo grado e l'attività ha avuto una durata che, and che andava dal 1° novembre fino al 30 aprile, in cui le classi si sono impegnate a camminare, a camminare per un chilometro al giorno, possibilmente tutti i giorni. In un, in, eh, tutti i giorni. <ride> eh, nel nostro caso, all'inizio dell'iniziativa, abbiamo creato uno schema che, rappresentava il, che indicava giornalmente il professore accompagnatore. Eh, la camminata era su un percorso ad anello, dalla durata di circa 15-20 minuti. E, e al rientro si, 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 si rappresentava su un calendario eh, una crocetta per aver dimostrato di aver camminato. Infatti ogni mese avveniva il monitoraggio dell'attività che era attraverso la compilazione del, del, del calendario, come si può vedere nell'immagine, e nel mese di aprile eh, avveniva la creazione di un elaborato che era frutto delle discussioni fatte in classe sull'importanza dell'attività fisica. Infine volevo concludere aggiungendo che nel nostro istituto hanno partecipato nove classi per un totale di 150 alunni. A questo punto volevo mostrarvi il percorso che svolgevamo giornalmente tempo permettendo, il percorso era interamente basato su tratti pedonali per favorire la sicurezza degli alunni, infatti della classe in sé, e il circuito alcune volte veniva anche sostituito da, da quello che facevamo come trasferimento di sede, infatti alcune volte eh, appunto veniva sostituito quando andavamo o in palestra per motoria o a laboratori di elettrotecnica. Durante questa attività abbiamo riscontrato degli obiettivi. Uno di, uno di questi è appunto favorire il movimento degli studenti a scuola, visto che nel solito ambiente scolastico non è sempre possibile. Un altro è appunto quello di ridurre la sedentarietà nei ragazzi, visto che, durante, no, visto che è un fenomeno sempre più attivo in questi giorni e facendo questa camminata si aveva la possibilità anche di farli avvicinare di più. Um, uno di questi punti è appunto stimolare l'apprendimento perché durante la camminata si aveva la possibilità di, di um, liberare la mente e questo ci aiutava nelle ore successive. Um, un altro di questi punti è appunto migliorare il clima e la motivazione della classe perché, visto che sempre nella camminata si aveva la possibilità di, di, um, far, di comunicare tra insegnanti e alunni. Infine, come ultimo punto riportato, lì che racchiude un po' tutti quelli detti in precedenza, è quello di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di mantenersi attivi. E... Durante questa attività abbiamo riscontrato dei benefici anche a livello fisico. Uno di questi è appunto cardiologico, perché durante la... Camminata, Il sistema sanguigno si metteva in circolazione. Un altro, è, un altro beneficio riscontrato è quello respiratorio: perché si, siccome si andava fuori, si aveva la possibilità di respirare aria fresca e pulita invece che la solita aria viziata che si trovava negli ambienti scolastici. Infine, come ultimi, due punti, cioè come ultimi due benefici riscontrati, che vanno molto insieme, sono quelli scheletrici muscolari. Visto che durante la camminata si aveva la possibilità di sgranchirsi le ossa e sciogliere la tensione a livello muscolare. Oltre ai benefici fisici, ci sono anche i benefici psicosociali. Infatti, abbiamo notato un aumento della concentrazione e dell'attenzione al ritorno della, della camminata. E tutto ciò eh, abbiamo notato che aiutava di molto se nelle ore successive avessimo avuto verifiche o comunque interrogazioni. Questo è, è correlato appunto alla calma: perché in alcuni casi, ad esempio, se in classe ci sono disguidi o comunque litigi, eh, al ritorno si era molto più calmi. Tutto ciò grazie appunto alla socializzazione che c'è durante la camminata. Infatti eh, si socializza molto di più con i compagni e il professore che ci accompagna. Questo infatti eh, aiuta di molto a liberare la mente. No. Infine, per concludere, vi do una news fresca fresca degli ultimi giorni, cioè che come ha detto in precedenza Mattia, è stato fatto un elaborato. E, Proprio una, una classe dell'Ipsia è stata selezionata a livello regionale come vincitrice del progetto 1 km al Giorno e nei prossimi giorni verrà accolta in, in Regione Veneto per la premiazione. Bene, abbiamo fatto bene a fidarci di loro. E prossimo gruppo che salirà sul palco, no, che, salirà, che arriveranno da dietro il palco. Dai intanto venite, e, sin, il loro tema è numeri rivelatori. E visto che è un argomento con tanti numeri, matematica, e insomma per me è un po' noioso la matematica, non vi annoierei più di tanto e lascerei la parola a loro. Come già detto, appunto, visto che vi vediamo che vi state divertendo molto, adesso vogliamo farvi una piccola lezione di matematica sui numeri rilevatori. <ride> Allora, no. cosa sono questi numeri rilevatori? In pratica cosa abbiamo fatto io e il nostro gruppo? Abbiamo creato un questionario che abbiamo mandato a tutto l'ITT, dividendo le classi prime e seconde e le terze, le quarte e le quinte. E cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto varie domande, come per esempio il consumo ambientale, cosa ne pensavamo di certi temi e abbiamo raccolto dati molto interessanti e anche scioccanti che ci hanno permesso di fare un'analisi abbastanza approfondita, dato che la nostra banca dati è di 200 persone, di come era messa la nostra scuola. Livello ambientale. Ora passo la parola al mio compagno che vi parlerà appunto del prossimo intervento. Buongiorno a tutti, sono Riccardo e oggi vi parlerò dei vari tipi di inquinamento. Partiamo subito con l'inquinamento dell'aria. Come prima domanda che abbiamo fatto ai nostri compagni, abbiamo chiesto di indicare quali polveri sottili fossero più dannose per il, per il nostro organismo. E abbiamo visto come la maggior parte delle persone ha risposto PM2,5. In realtà la risposta corretta è PM1, ovvero quelle particelle che hanno un diametro inferiore a un micro. Queste particelle sono molto pericolose per il, per il nostro organismo perché possono entrare nei nostri polmoni e provocare malattie come il cancro. Nella seconda, nella seconda domanda. Abbiamo, che per molti di voi non sarà poi così scontata, abbiamo chiesto di, se il metano non bruciato fosse più o meno inquinante rispetto a quello bruciato. Più della metà delle persone ha risposto falso. In realtà è vero. Infatti il metano non bruciato ha un potere riscaldante di 20-25 volte superiore rispetto a quello della CO2 sul lungo periodo, quindi su 100 anni, e di 70 volte sul breve periodo. Questo metano deriva principalmente dagli allevamenti di bovini e provoca diciamo, un effetto serra non poi così elevato. Infatti, come dice il detto, è la dose che fa il veleno. Ed essendoci molta più CO2 nel nostro ambiente, parliamo principalmente di CO2 e non di metano. Passiamo ora all'inquinamento del suolo: perché? In questo caso abbiamo chiesto di fare una stima di quanto tempo ci mettesse una bottiglia di plastica a decomporsi in natura. E abbiamo visto come molte persone hanno risposto correntemente. Infatti una bottiglia di plastica ci mette dai 100 ai 1000 anni a decomporsi. Però ancora molte persone non hanno una consapevolezza eh, di quanto sia impattante questa plastica. Eh, Infatti la plastica quando si decompone produce anche dei pezzettini molto più piccoli, chiamati microplastiche. E in tal proposito parliamo proprio delle microplastiche. Che cosa sono le microplastiche? Le microplastiche sono dei pezzi di plastica inferiori ai 5 mm. E anche qui abbiamo visto come abbastanza persone hanno effettivamente idea di cosa sono queste microplastiche. Questi pezzettini sono molto pericolosi per, per il nostro pianeta perché sono più piccoli e più difficili da individuare e per darvi un'idea di quanto siano pericolosi li abbiamo trovati perfino in cima al Monte Everest, quindi anche nei posti più diciamo sperduti del nostro pianeta. Passiamo infine all'inquinamento dell'acqua nel quale abbiamo chiesto di dare una stima di quanta plastica fosse presente effettivamente nei nostri oceani e abbiamo visto con grande sorpresa come tre quarti delle persone non hanno Idea diciamo, di quanta plastica sia effettivamente nei nostri oceani. Infatti ci sono ben 150 milioni di tonnellate di plastica, che equivalgono circa a 10 milioni di autobus a pieno carico, quindi un numero veramente enorme. Passiamo ora all'ultima domanda, nella quale abbiamo chiesto quanto fossero inquinate le nostre acque. Abbiamo dato 5 possibili risposte, dalla più bassa, 35%, passando poi a 50%. 65 e 80%. E anche qui abbiamo visto con grande sorpresa come le persone pensano che l'acqua sia molto meno inquinata. Infatti le nostre acque sono inquinate ben al 65%. E questo inquinamento deriva principalmente da fertilizzanti, erbicidi, ma anche dalle stesse microplastiche che stanno sempre di più inquinando il nostro pianeta. Vi ringrazio e ora passo la mia parola a Stefano. Buongiorno a tutti, io sono Stefano e nella mia parte di sondaggio mi occupavo dell'inquinamento dell'aria, principalmente dei mezzi di trasporto. Eh, nel sondaggio avevo fatto una richiesta di, agli studenti di creare una sorta di classifica di quelli che secondo loro erano i mezzi di trasporto più inquinanti. Eh, questa è la classifica che è risultata. Troviamo al primo, al primo posto le navi da crociera, con a seguire aerei e getti privati, e corriere, treni, automobili e infine moto. Eh, adesso andremo a vedere le reali posizioni di inquinamento di questi veicoli. Eh, partiamo un attimo dal dire i diversi tipi di carburanti. Eh, in questo caso ho preso come riferimenti benzina, gasolio e cherosene. Cherosene, per chi non lo sapesse, è il carburante degli aerei, che hanno comunque circa 2,5-2,6 kg di CO2 emessi per ogni litro consumato, quindi sono simili. Eh, adesso andiamo a vedere la nostra classifica che ho ricavato eh, cercando un paragone tra tutti questi veicoli perché è chiaro che un aereo inquina più di una macchina. Quindi ho preso le emissioni di CO2 in chili eh, che ogni persona, quindi con veicoli a pieno carico, emette su una tratta di 100 km. Partiamo con la classifica, al nono posto troviamo le corriere, quindi i veicoli tra tutti meno inquinanti. Sono veicoli abbastanza non troppo grandi che possono, però, portare molte persone, in questo caso 50 passeggeri e le emissioni risultano di circa un chilo su ogni 100 km a persona. All'ottavo posto troviamo le automobili con tre volte l'inquinamento delle corriere, eh, però a pieno carico, quindi con 5 passeggeri, eh, che risultano con 3 kg a persona, eh, facciamo conto che la maggior parte delle persone credo viaggino in singolo se non in due. Quindi i 3 kg viaggiando in singolo diventano 15, quindi cambia di molto. Al settimo posto, al sesto e al quinto troviamo in, rispettivamente gli aerei: prima i piccoli aerei, quindi più inquinanti, seguiti da medi e grandi. Nel sondaggio era risultato esattamente il contrario: ovvero molte persone pensavano che più grande volesse dire più inquinante, ma più grande significa anche che possono portare molti più passeggeri. In questo caso abbiamo 6,7 kg per gli aerei grandi, 7,1 per gli aerei medi e 8 per quelli piccoli. Al quarto posto troviamo i treni, eh, in questo caso a gasolio. Eh, noi siamo abituati dalle nostre parti, anche qua a Vittorio, a vedere per fortuna eh, treni elettrici. Infatti, il Veneto ha investito molto in queste tecnologie, anche se ancora il 34% eh, delle nostre ferrovie in Veneto sono non elettrificate. Siamo più o meno nella media italiana, se non sbaglio al settimo posto, di circa il 30-40%, eh, però con regioni come Sardegna e Valle d'Aosta che hanno ancora il 100% delle linee non elettrificate. Eh, questi treni sono veicoli molto pesanti, anche se portano molti passeggeri, in questo caso circa 300, e le emissioni a persona a pieno carico risultano di 8,3 kg. Al terzo posto troviamo le moto. Eh, eh, troviamo le moto eh, che sono, anche, sono tra i mezzi più inquinanti eh, in base alla loro capacità, quindi alla loro efficienza in quanto a carburante. Ho preso un consumo di circa 4 litri su 100 km, che è più o meno la media, che è venuta fuori dalla domanda del sondaggio. Eh, chiaramente con 4 litri troviamo 10 kg a persona, con 2 litri, quindi con moto molto più efficienti, avremo la metà. Quindi saremo negli ultimi posti su quelli meno inquinanti. Al secondo posto troviamo le navi da crociera: le navi da crociera, quindi barche enormi eh, con consumi enormi. Questa, questa nave è una crociera americana, può portare fino a 4.700 passeggeri più 2.300 di equipaggio, con circa 400 litri di carburante consumato al minuto, quindi veramente dei consumi enormi. Però, potendo portare molti passeggeri, le emissioni a persona eh, si riducono a circa 15 Kg. Al primo posto... <triette> Al primo posto, andiamo per esclusione, possiamo trovare... troviamo i jet privati. Quindi... Invece sono i jet privati. Eh, sono aerei abbastanza grandi, che però possono portare solo poche persone. In questo caso circa 15-20 persone. Questo è uno dei modelli in più in circolazione, anche i jet di Elon Musk, per esempio. E hanno comunque grandi consumi, di circa in questo qua di 1,6 litri per ogni chilometro, e le emissioni, avendo solo poche, pochi passeggeri, risultano di circa 20,8 kg a persona. Questa è la classifica finale, e faccio solo due considerazioni e poi ho finito. Eh, non vi sto sicuramente dicendo di non farvi un viaggio in aereo o di non farvi una crociera, ma però, o magari un giorno qualcuno si comprerà un jet privato, ma sicuramente di sapere la nostra impronta sull'ambiente dei veicoli che noi utilizziamo. Grazie. Passo la parola a Gabriel. Buongiorno a tutti, io sono Gabriel eh, e oggi, appunto, vi parlerò del, eh, del cibo e dello spreco alimentare. Come prima domanda nel sondaggio abbiamo voluto eh, somministrare quante volte secondo gli alunni si dovrebbe mangiare eh, la carne in una settimana. Eh, la risposta diciamo corretta, eh, appunto ricavata da vari studi, è stata dalle 3 alle 4 volte. Nel biennio vediamo che c'è diciamo, la maggior parte delle risposte che eh, appunto sono per le quattro alle sette volte, quindi circa una volta al giorno, una volta, un giorno sì, un giorno no. Al, al triennio invece abbiamo la stessa quantità di persone che eh, mangiano la carne dalle 4 alle 7 e dalle 8 alle 12, quindi diciamo una maggiore quantità di, di alunni che consumano carne. Eh, poi abbiamo somministrato questa domanda, quindi quanti chili secondo gli alunni eh, venivano gettati, venivano sprecati ogni anno da ogni singola persona. Eh, Qui ci sono state circa le stesse risposte, eh, circa le stesse risposte per sia nel biennio sia nel triennio e meno male eh, il, la maggior parte delle, delle, delle risposte hanno diciamo, centrato eh, quella corretta, quindi eh, circa 150 kg. Eh, questa domanda qui eh, abbiamo voluto eh, diciamo, farla per eh, vedere dove, eh, da dove proveniva la, la verdura. Qui vediamo che praticamente il 70% de, delle persone prende la verdura dal supermercato, quindi bisogna prendere appunto la macchina, andare al supermercato e quindi inquinare e mi collego con eh, quello che ha detto prima, esatto, con l'inquinamento dell'aria. Eh, un, un dato diciamo, che sono rimasto mh, Sorpreso è l'orto, lo, che non pensavo che così tante persone, circa più del 50, quasi arrivati a, se, a 60, eh, prendessero appunto la, la, la loro verdura dall'orto. E quindi è un dato che diciamo non pensavo fosse così tanto grande. Come ultima domanda, abbiamo voluto diciamo. Mh, far cioè do, Abbiamo voluto capire eh, con che base alimentare diciamo. Mh, vivevano i nostri, i nostri compagni e ab abbiamo eh, somministrato questa domanda quindi eh, che regime alimentare avete? Eh, abbiamo visto che circa un 15-20% sono a base di carne quindi dei carnivori mentre circa l'80% hanno eh, una base alimentare più varia quindi anche frutta e verdura e con questo ho finito e passo la parola a Ettore che concluderà. Sono le 11 meno 5, la lezione di matematica è quasi finita, quindi vediamo di concludere in maniera veloce. Abbiamo parlato di inquinamento. Abbiamo parlato di inquinamento, di spreco alimentare, però se non abbiamo i cestini a casa non ha senso parlare di tutto questo. Quindi abbiamo chiesto agli studenti dell'ITT se avessero effettivamente questi cestini a casa e le risposte sono state meno, più o meno quello che ci aspettavamo. Carta e plastica quasi tutti ce l'abbiamo, anche se un 2% non ce l'ha. Non so come mai, ma non ce l'ha. Lumido invece la maggior parte di voi ce l'ha, anche se c'è un 20% che non ce l'ha. Questo l'abbiamo motivato perché le famiglie di campagna hanno la concimaia, quindi si butta là l'umido. E poi io ho la fortuna di avere un fratello che mangia tutto, quindi io non ho problemi. Il secco... Come ci aspettavamo, la maggior parte ce l'ha e anche questo va molto bene. Ma abbiamo chiesto dopo una domanda tra bocchetto che vi ha un po' fregato. Il vetro, il vetro, la maggior parte ce l'ha e invece il cestino delle batterie, vi volevamo un po' fregare. Quasi nessuno ce l'ha, ma è normale dato che non è obbligatorio averlo a casa, ma c'è in ogni comune. Quindi, perfetti. Poi abbiamo chiesto quali fossero i materiali riciclabili e quali no. Giustamente voi avete detto cerotti e guanti monouso: anche no, cioè non li ricicliamo. Ed è giusto perché insomma, un cerotto usato non è che ci si può fare tanto, è un motivo igienico, quindi si butta via. Alluminio e vetro: siete dei geni, tutti l'hanno indovinato, quindi si può riciclare, basta fonderlo. E a posto. I tessuti: vi abbiamo voluto tendere una trappola, infatti. Alcuni si possono riciclare ed altri no, però la maggior parte più o meno ha detto sì, quindi bene. E infine però vi vogliamo consigliare una roba, nel senso che ci sono nuove eh, tecnologie e nuovi oggetti che possiamo comprare. Ad esempio, quanti di noi hanno uno spazzolino a casa? Penso tutti, quindi perfetto. Lo spazzolino a casa vostra molto probabilmente è di plastica, giusto? E allora invece noi abbiamo scoperto che esistono degli spazzolini di bambù che si possono riciclare. È vero, il bambù è un po' più duro della plastica, ma fa bene lo stesso. E poi invece vi consigliamo un'altra cosa, cioè di usare la creatività e tutti ce l'avete sicuramente. Infatti questi copertoni sarebbero stati buttati via e invece cosa hanno fatto questi geni? Li hanno messi come delle aiuole e sinceramente non sono neanche orribili, quindi bene. Poi vi abbiamo chiesto un'altra cosa, cioè quando voi buttate un oggetto nel cestino, voi guardate la confezione per capire il codice di identificazione del riciclo? E sta roba è una roba gravissima, nel senso che questi codici ci dicono dove dobbiamo buttare, in che cestino l'oggetto da buttare. Ed è una cosa importantissima e pochissimi di voi l'hanno saputo. Quindi mi raccomando, prima di buttare un oggetto e prima di andare a casa, adesso prendete il, il cellulare quando siete fuori e cercate questi codici, in modo che la bottiglietta di plastica, non è sempre detto che la buttate nella plastica, ci sono anche bottigliette di plastica strane. Quindi mi raccomando, state attenti. Inoltre vi abbiamo chiesto anche quanti prodotti usa e getta usavate a settimana. Siamo rimasti contenti perché la maggior parte delle persone usa dall'1 ai 5 prodotti a settimana. E va bene, cioè 5 cotonfioc a settimana sono più che sufficienti. Però c'è gente che ne usa un po' di più, infatti un 4% le usa dalle 16 alle 20 volte. Insomma 20 cotonfioc non penso che li usate. Quindi ragazzi cerchiamo di ridurre il più possibile questi prodotti che vanno buttati. Basta ragazzi abbiamo finito, la lezione di matematica è finita, è suonata la campanella. Mi raccomando, con questo non volevamo annoiarvi ma volevamo sensibilizzarvi. Quindi quando uscite di qua voglio che vi ricordiate tutte le singole parole che vi avete detto, fate la crociera, fate, andate in un jet privato, spero che lo compriate tutti, ma sappiate che inquinano. Bravo Paul. Come Ciao. avete potuto vedere hanno scambiato le diapositive e c'era un piccolo spoiler mobilità sostenibile è un argomento pesante è cioè un argomento bello sostanzioso è un argomento difficile ma ci penseranno i nostri due futuri ingegneri Amerigo Borgato e Gabriele Bing Dai, loro ce lo applauso. spiegheranno un bel applauso Buongiorno a tutti, io sono Amirigo Borgato della classe quinta dell'ITT di Vittorio Veneto, ma vi inizio con questa domanda qua. Voi avete mai sentito parlare della macchina idrogeno, la conoscete? <ride> Bravissimi. Allora, beh, innanzitutto è una tecnologia che sta facendo passi da gigante in questi ultimi eh, tempi e sta facendo concorrenza alla macchina elettrica. Già subito noi possiamo riconoscere due tipi di funzionamento. Una macchina a idrogeno potrebbe montare un motore eh, termico a eh, eh, emissione diretta che al posto di usare la classica benzina eh, e così usa come combustibile l'idrogeno. Eh, diciamo che purtroppo ha una emissione seppur minima di eh, CO2 e in più produce anche delle polveri sottili che sono altamente dannose sia per noi sia per eh, il nostro pianeta e in più ha una bassissima efficienza eh, che quindi è la quantità di energia prodotta dallo scoppio che viene eh, diciamo trasformata in movimento cioè il 40% viene trasformato in movimento e il resto del 60% viene sparso in calore eh, Invece, la seconda alternativa, quella più green, più ecologica, è la fuel cell, che è, è un dispositivo elettrico che è, è formato da eh, due eh, scanalature dove passa da una parte l'idrogeno, rappresentato dall'immagine eh, in giallo, e dall'altra parte l'ossigeno. Le, le molecole più piccole di idrogeno vengono attirate dall'ossigeno e passano in mezzo alla, alla membrana eh, rappresentata in rosa per andare verso l'ossigeno. Questo movimento eh, produce una differenza in potenziale e quindi energia elettrica che dopo servirà a caricare le batterie che alimenteranno il motore elettrico. Perché sì, con questa eh, fuel cell noi avremo una macchina totalmente elettrica. Eh, ha un'efficienza in motore elettrico molto alta, circa dell'80%, e come rifiuto, tra virgolette, la fuel cell produce solo acqua. però aspettate un attimo, non si sente uno strano rumore? Oh, eccola qua! Che sgommate, signori! Questa qua, se, se può, un attimo, vabbè, eh, portala davanti. Si può portare avanti? Beh. Uh, ah. Beh, questo qua è un prototipo di una macchina a idrogeno che funziona con il fuel cell, appunto. È un prototipo inerente ai nostri studi e l'abbiamo sevelato noi. È stata una roba veramente, veramente bella. E... Signori, parla da sola, è, un... è bellissima, divertentissima. E qua sul tavolo: si trova una centrale di produzione e stoccaggio del, dell'idrogeno che viene caricato in, queste, eh, in questi contenitori che poi vengono messi al fianco della macchinetta, circa qua, e vanno ad alimentare la fuel cell eh, per dopo generare energia elettrica. Quindi signore un applauso per la macchinetta per favore perché tanta roba. Beh, nel nostro studio abbiamo preso in, eh, in esame la Toyota Mirai, che è una macchina a idrogeno della Toyota, appunto, eh, che non è una macchina piccola, non è una macchina grandissima, è una macchina familiare eh, che andrebbe bene per eh, qualsiasi famiglia, appunto. Qua vediamo i dati tecnici, eh, in questo caso vorrei prestare attenzione al terzo punto che è il costo. Eh, al chilometro eh, per una macchina idrogeno e per una macchina benzina. Questo studio lo abbiamo fatto per la macchina idrogeno eh, mh, ponendo eh, un elettrolizzatore che è questo qua praticamente con l'efficienza del 60% e il costo al chilometro della macchina idrogeno è 8 centesimi signori e invece la macchina benzina costa 12 centesimi quindi al chilometro. Quindi abbiamo un risparmio veramente alto con questa tecnologia. E io prima ho parlato di elettrolizzatore. Cos'è? Beh, innanzitutto bisogna partire dagli inizi, nel senso che l'idrogeno, purtroppo nel nostro pianeta, sfuso da solo, non esiste. Esiste solo legato a un altro elemento. L'esempio più banale è l'acqua, H2O, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Per eh, scindere le, i vari, le varie molecole abbiamo bisogno dell'elettrolisi. Che è una, un processo chimico che utilizza l'energia elettrica per eh, scindere appunto eh, le molecole. E vi lancio la seconda domanda: adesso vi voglio. Eh. Ha senso usare una macchina a idrogeno per la mobilità sostenibile, quando poi l'energia elettrica per produrre l'idrogeno deriva da fonti non rinnovabili? Bravissimi, avete studiato, pazzesco, bravissimi. Quindi il punto è che bisogna sfruttare il più possibile nel rispetto dell'ambiente tutte le energie che il nostro pianeta ci dà. Ormai le conoscete tutti, quelle classiche, le avete anche nominate prima con la presentazione del gioco. Eh, però uno sguardo molto importante bisogna darlo alle nuove tecnologie che stanno prendendo piede soprattutto in questo ultimo periodo, che sono la nucleare e quella del moto delle onde. Molto belle. Però sorge un, altro problema, sorge un altro problema, che per produrre eh, l'idrogeno, con la tecnologia che noi abbiamo, dobbiamo utilizzare l'acqua eh, eh, desalinizzata, quindi sì, l'acqua dolce, che purtroppo ricopre soltanto il 2,5% dell'acqua presente in tutta la Terra. E già con le, con le crisi eh, di acqua che abbiamo in questo periodo, eh, non sarebbe proprio indicato utilizzarlo anche per produrre l'idrogeno. E la domanda che sorge sicuro è: perché non utilizziamo l'altra percentuale di acqua salata per generare idrogeno? Purtroppo l'acqua salata ha un alto, ha un alto tasso eh, diciamo, di corrosione che potrebbe andare a rovinare i nostri apparecchi elettrici. Di conseguenza, uno studio eh, ha proposto di utilizzare l'urea, che è una parte delle acque reflue. Eh, che normalmente vengono utilizzate per eh, concimare i campi, però hanno un alto tasso di inquinamento, eh, per usare sì, l'urea al posto dell'acqua e quindi eh, diminuire il più possibile eh, lo spreco di acqua. Con questo io termino, vi ringrazio se siete stati bravissimi e passo la parola al mio amico. Grazie mille, Grazie mille. io invece sono Gabriele e vi parlerò del nostro progetto dell'auto. Partiamo da cos'è? Allora, avremo un'auto a idrogeno che porterà enormi vantaggi. Per prima cosa, efficienza. L'auto funziona con motori elettrici che sono molto efficienti, quindi abbiamo un'auto di efficienza fino oltre l'80%. Diamo la comodità, non dovremo aspettare, come con le auto elettriche, una o due ore per ricaricare le batterie, ma al massimo cinque minuti, come se fosse un normale pieno. Il basso costo, infatti, le batterie costano, mentre noi utilizzando la piccola batteria e poi l'idrogeno come anche visto prima, come per il costo al chilometro, è relativamente basso. E infine le emissioni ridotte, perché è elettrica. Cosa volete? Abbiamo quindi il telaio. Abbiamo scelto un telaio monoscocca, in quanto è semplice da realizzare, è, da realizzare, è economico e è facile realizzarlo su larga, su larga scala, rispetto invece ad altri telai, come i telai tubolari, che sono molto più impegnativi. E abbiamo deciso anche di utilizzare un... Uh, pianale a skateboard, si chiama così perché è come uno skateboard e ci permette di eh, piazzare sul pianale diversi componenti, partendo dalle fuel cell che produrranno l'elettricità dall'idrogeno e una piccola batteria a 5 kW che ci permetterà di alimentare la nostra auto. Arriviamo quindi che, 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 che è successo? Okay. Parliamo quindi dei motori, avremo due motori da 50 kW l'uno per un totale di 100 kW. Che avranno circa 130 cavalli di potenza insieme per fare un paragone, che sono abbastanza per una piccola auto cittadina. Però questi motori non saranno messi sul pianale come sulle normali auto, ma bensì all'interno del cerchione della ruota. Questo, questo, questo perché ci permette di utilizzare i motori stessi come generatori quando freniamo e quindi eliminare i freni. Questo comporta una comporta una più semplicità di manutenzione migliore e inoltre ci permette di eliminare il peso dei freni e, il loro, e lo spazio del motore sul pianale. Quindi per, potremo avere un'auto più leggera e più compatta, quindi anche più adatta alla città. Parliamo quindi di dove metteremo l'idrogeno, ovvero queste bombolette qua, che sono, delle, che sono eh, del, dei serbatoi, veri e propri serbatoi, che ci permettono di contenere il carburante, che è idrogeno gassoso. Questi serbatoi conterranno 4 litri e questo ci permetterà di fare circa 700 km all'incirca come autonomia, che è un'ottima autonomia. Arriviamo quindi all'ultimo excursus. Di... Noi, finora, abbiamo parlato delle fuel cell, ma c'è anche un altro modo per utilizzare l'idrogeno: ovvero tramite un motore a combustione. Ferrari, in questo momento, sta appunto sviluppando questo motore, che è un motore a 6 cilindri in linea e è alimentato appunto a idrogeno gassoso, lo stesso che noi immettiamo nelle fuel cell e che ci producono l'energia elettrica. Questo, ci permette, questo motore è sviluppato a testa in giù, diciamo così, perché ha i pistoni verso il basso e l'albero motore verso l'alto. La, questo a causa della natura dell'idrogeno, che è gassoso. Eh, questo, qui potete vedere un esempio di disegno che è stato fornito durante la presentazione de, del motore e speriamo di vedere questo motore nelle prossime auto che Ferrari produrrà. E io ho finito, quindi passo la parola a Davide. Grazie gentilissimo. È meno baccano, per piacere. Adesso il prossimo gruppo che avrà l'onore di essere presentato da me per la prima volta, gruppo singolo, e si chiama Simone. Fa l'Ipsia e vi parlerà della bolletta d'istituto. Buongiorno a tutti, sono Simone, frequento la classe 4BM dell'Ipsia di Vittorio Veneto. Oggi eh, parleremo dei consumi che ha l'ITT, in particolare dell'energia elettrica e termica. Partiamo dall'energia elettrica. Conosciamo un po' i consumi che ha appunto l'istituto. Allora, attualmente l'istituto ha una potenza di 70 kW, ma voi fate conto che a casa vostra la vostra potenza è di circa 3-4 kW e mensilmente consuma 12.000 kW ora. La vostra casa annualmente ne consuma 4.000, quindi la differenza è veramente molto grande. Ora, secondo voi? In Veneto, quali sono le maggiori eh, modalità diciamo per produrre l'energia elettrica? Vedo che ne avete già azzeccata qualcuna. Allora, in particolare la prima è la termoelettrica, dopo a scalare abbiamo l'idroettica, l'eolica e la fotovoltaica. Come possiamo vedere nel grafico, appunto, la termoelettrica è la, fino al 2016, questo grafico eh, non ne ho trovati più recenti, ma è abbastanza molto affidabile. La principale è la termoelettrica, poi abbiamo visto l'idroelettrica, idro, l'eolica è praticamente inesistente, anzi dal 2013 in poi non ce n'è praticamente, e la fotovoltaica. La fotovoltaica si è sviluppata... Di più in questi ultimi anni. Infatti, la Barretta Verde ha preso maggiore spazio al posto della rossa. Ora, piccole idee, piccoli consigli, diciamo, su come diminuire appunto i consumi elettrici che avete a casa. I primi tre sono, possiamo farli tranquillamente tutti i giorni, quotidianamente, ovvero spegnere le luci, spegnere i pc e le smart board, perché se noi mettiamo un pc in stand-by, lui consuma lo stesso, e installare luci a LED, che in confronto a una luce normale, quelle vecchie, diciamo, consuma molto meno. L'ultimo punto è l'installazione di un impianto domotico con i sensori di movimento, ovvero voi siete in una stanza, vi muovete e la luce c'è, uscite dalla stanza e il sensore spegne la luce, ma è diciamo, un po' più complesso. Dopo. Il mio gruppo, ovvero io, eh, si è <ride> ha pensato di installare un impianto fotovoltaico sull'ITT. Piccola premessa, sappiamo che per questioni più grandi di noi non è possibile farlo, ma andiamo a vedere le ipotesi di come è fatto. Allora, i quadratini gialli, questa è l'ampiatina intanto dell'ITT, dell'ITIS qua di Vittorio, tutti i quadratini, i rettangolini gialli sono... La posa dei pannelli, quindi la disposizione di come vera, sarebbero posati sul, uh, sul tetto. L'impianto sarebbe un impianto da 100 kW con 230 pannelli e 4 inverter. La scelta del posizionamento dei pannelli è stata fatta tenendo conto tra sud-est e sud-ovest che sono i punti migliori per il rendimento dei pannelli. Piccola. Così. Questi sono i pannelli eh, 430W di potenza, eh, hanno una, un elevato costo, essendo monocristallini, ma hanno anche un'avanzata un durata. Questi sono gli inverter. Abbiamo scelto questa tipologia di inverter per una questione che può essere monitorato, diciamo, anche da remoto con un'applicazione. Quindi, ovunque noi siamo, possiamo vedere. Il nostro impianto quanto consuma e quanto produce. Scusate, un po' di numeri sull'impianto. L'impianto totale ci verrebbe a costare 440.000 euro, con delle detrazioni verrebbe a costarci 2.200 euro. L'impianto produrrebbe 173.000 kilowatt in un anno che poi moltiplicato per 25, che è la durata di rendimento dell'impianto, diciamo, ci renderebbe 4 milioni e passa. Allora, quel numero là noi dobbiamo vederlo in due parti, ok? Un 60% come ciò che diciamo, consuma la scuola e il resto quello che poi viene venduto. Allora, il numero che vi ho fatto vedere prima è il numero di risparmio, perché... E quel 60% sono i soldi che noi risparmiamo, quindi in 25 anni la scuola risparmierebbe 520.000 euro e ne guadagnerebbe 104.000. Quindi diciamo non sono pochi e fanno sempre bene. Quindi più o meno tirando due somme, l'impianto, allora, la scuola guadagnerebbe in totale 624.000 euro con un costo di mantenimento di tutto l'impianto di 4.000 euro, che in 25 anni sono 100.000 euro. Piccolo riassunto, quindi 220.000 euro il costo, le, gli introiti di 25 anni sono 524.000, l'ammortamento dell'impianto sono 10 anni e 4 mesi, quindi più o meno in metà, anno metà del tempo scusate, ver verremo ripagati totalmente. Ora, ora passiamo alla parte termica. Il metano. Il metano è il componente principale del gas naturale. E viene, viene prodotto dalla decomposizione di materia organica. Si può utilizzare, può essere bruciato per usare eh, turbine a gas o a vapore, ma non è, una fonte, è una fonte non rinnovabile. E sfortunatamente, diciamo, l'ITIS ha una caldaia appunto a metano. Anche qua ci sono dei piccoli trucchetti, diciamo, chiamiamoli così, per diminuire i consumi. Allora, che possono essere? Chiudere le finestre, evitare di riscaldare gli ambienti vuoti, quindi in una stanza vuota, spegnete il riscaldamento. Mi raccomando: e diminuire la regolazione sul termostato. Quindi, siete in aula, non buttate su la temperatura a 23 gradi, anche perché c'è gente che muore di caldo, come il sottoscritto, ma teniamoli a una temperatura sui 19 circa. E sono, diciamo, quelle che possono fare più o meno tutti giornalmente. L'ultima è un po' più complicata perché sarebbe l'installazione di un impianto nuovo e di coinventare con materiali ecologici l'edificio. Per questo punto, sulla dell'edificio, abbiamo, abbiamo pensato di utilizzare due materiali, l'EPS e la fibra di legno. Allora, l'EPS è un materiale plastico, ma rigido e plastico, ma che viene... Eh, è composto da aria per la maggior parte e dal 2% di carbonio. La fibra di legno è un materiale di origine invece vegetale che deriva dagli scarti della produzione di legno normale. E per la produzione della, della fibra di legno le, il materiale di scarto viene compresso insieme. Tra queste due opzioni la migliore, quella più ecologica, quella che ci è piaciuta di più è la fibra di legno, per questi tre motivi qua. Viene realizzato con legno riciclato, quindi anche là non si butta via niente. È biodegradabile, quindi può essere utilizzato o smaltito, e la cosa diciamo un po' più importante, resiste all'umidità e ai parassiti. Grazie per l'attenzione. Entusiasmante e divertente quest'ultima parte, sebbene con tanti calcoli e numeri. Bene, e il gruppo ormai ho perso il conto, però, e mi ricordo il titolo, Immagini Virtuose è il titolo, del, è lo slogan del prossimo gruppo che salirà sul palco, che arriverà da dietro le quinte, Quattro ragazzi deliti, Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo e frequento la seconda C dell'ITT. Eh, Quest'oggi, noi abbiamo portato per eh, il progetto di Green Sully quest'anno. Eh, sotto il progetto di immagini virtuose dei volantini, volantini che sono stati creati con lo scopo di sensibilizzare le persone a uno stile di vita più ecosostenibile perché magari anche chi poi ci tiene comunque può compiere degli sbagli durante la giornata e magari compiere azioni poco sostenibili, come ad esempio comprare delle bottigliette d'acqua e le macchinette al posto di portarsi la borraccia da casa. Eh, per creare i volantini, abbiamo usato Canva, che è un programma che è già stato citato prima, e eh, abbiamo Preso una scelta abbastanza particolare di tradurli. Perché tradurli? Tradurli perché eh, ci siamo posti la domanda come arrivare a più gente possibile e quale è il metodo migliore se non appunto tradurli, così che tutti possano capirli. Infatti i volantini sono stati tradotti da lingue che vanno come l'arabo, eh, spagnolo, tedesco, francese, ma poi comunque dopo i miei compagni li mostreranno. Eh, detto ciò, spero di avervi fatto un'idea comunque generale su questi volantini e passo la parola ad Eric. Buongiorno ragazzi, io sono Eric e frequento la classe seconda B dell'ITT e sarò il primo a presentare i volantini che abbiamo ideato. Il primo volantino... I primi volantini che abbiamo ideato si intitola Make Up ed ha lo scopo di sensibilizzare le persone ad acquistare prodotti e contenitori riciclabili. Allora, perché si intitola make up? Si intitola make up perché dal, dal semplice fatto che dalla fine dell'allerta dell del Covid-19 molte persone, specialmente i giovani, hanno cominciato ad usare eh, molti trucchi e quindi la quantità di rifiuti presenti nelle discariche collegati a trucchi e derivati è diventato ehm, molto... Ehm, è maggiorato. E a, a secondo degli studi, addirittura ehm, eh, rappresentano il 20% della quantità di rifiuti che vengono eh, raccolti nelle discariche e che poi potenzialmente vengono dispersi nell'ambiente. Come potete vedere, abbiamo inserito anche ehm, delle frasi eh, motivatorie e il consiglio che diamo sarebbe quello di creare creme e saponi ehm, fatti in casa, tranquillamente realizzabili con materiali 100% naturali e quindi sostenibili. Il secondo volantino è caratterizzato da uno slogan, ovvero riduci, riusa, ricicla. E queste tre parole rappresentano la chiave per un futuro più sostenibile. Questo perché ehm, è importante attenersi a questo slogan che rappresenta ehm, esattamente ri, eh, ridurre la quantità di prodotti e di rifiuti che noi produciamo giornalmente, riusare ciò che possiamo e ci viene proposto come ad esempio oggetti fatti di materiali riciclati e riciclare appunto ciò che possiamo e gettarlo negli appositi contenitori. Il terzo volantino si intitola Spegni la luce quando non serve. E, è vero, tutti amiamo essere al centro dell'attenzione e purtroppo la fretta può farci dimenticare di spegnere la luce da quando usciamo da una stanza. E, questo è un problema perché attualmente... E la risorsa dell'energia che viene usata per le luci è un'importante quantità di energia che poi viene sprecata, perché al giorno d'oggi ci sono molte persone che dimenticano di spegnere le luci, appunto, e molte persone appunto non lo sanno, ma dietro, oltre a uno spreco di energia, c'è anche un ulteriore spreco ehm, di quantità di risorse naturali che vengono impiegate appunto per realizzare questa energia. E c'è oltretutto un'emissione di gas nocivi immessi nell'ambiente. E la scelta migliore sarebbe quella di, oltre a ridurre la quantità di energia che viene impiegata nella luce, di usarla quotidianamente e quindi approfittare della, delle belle giornate e usare la luce del sole, quindi per, per avere un impatto minore nell'ambiente. Grazie per l'attenzione. Ora passo la, la parola al mio collega Daniele. Buongiorno a tutti, io sono Daniele Sonego della seconda C dell'ITT di Vittorio Veneto <ride> e porterò gli altri tre punti che abbiamo sviluppato durante questo periodo di Green School. Il primo è Pedalo cammina per un pianeta più verde, e è stato tradotto in cieco e rappresenta due ragazzi che si muovono, vanno a scuola in modo sostenibile, quindi in bici o a piedi. Per alzata di mano, più o meno, quanti di voi vanno a scuola in bici o a piedi? Beh, una buona parte, più di quanto mi aspettassi. Quelli che non lo fanno, eh, buona parte sicuramente è perché abitano lontani e quindi non gli è possibile. Però un'altra buona parte non lo fa per pura pigrizia. E è sbagliato perché eh, da ragazzo che è andato a scuola per tre anni in bici o a piedi vi dico che è più che piacevole e vi fa arrivare a scuola molto più svegli di quanto arrivavate prima. Inoltre può anche, grazie all'attenzione che prestate alle elezioni dopo, potrebbe anche aumentare i vostri voti. Il secondo punto è se usi la borraccia al mare ti ringrazia eh, ed è stato tradotto in tedesco. Perché questo? Perché eh, molti ragazzi, anche in classe mia e penso molti di voi, invece che portarsi la borraccia da casa e riempirla, per esempio, vanno continuamente alle macchinette e spendono 60 centesimi per prendere la bottiglietta di plastica. Questo, oltre a creare un danno a, al, al vostro portafoglio, perché eh, 60 centesimi ogni giorno eh, sicuramente vengono a costarvi di più che un'unica borraccia termica. Eh, non aiuta nemmeno l'ambiente perché come sappiamo nei mari e negli oceani ci sono tantissimi accumuli di immondizie e soprattutto di plastica che vanno a inquinare e a uccidere i pesci. Quindi il consiglio dell'Energy Team e in generale del um, gruppo Immagini Virtuose è quello di scegliere eh, la borraccia invece che una bottiglia di plastica. Infine, l'ultimo messaggio che portiamo noi è quando non usi il PC, spegnilo e risparmia energia. Ed è, stato, <coughs> ed è stato tradotto in, in ucraino. E, questo perché è meno quotidiana come cosa, perché non tutti, tutti i giorni usano il PC o i videogiochi, però ehm, è altrettanto importante perché per esempio se stiamo usando il PC oppure eh, i videogiochi e riceviamo una chiamata oppure nostra madre ci chiede eh, una mano per eh, delle faccende casalinghe, quei dieci minuti il consiglio è di spegnere o di mettere in risparmio energetico il dispositivo che stiamo usando perché eh, ci andrebbe a far risparmiare le bollette e aiuterebbe anche il pianeta grazie al punto di vista energetico. Come ho già detto, infatti questi tre punti vanno non solo a salvaguardare l'ambiente, ma anche a farci risparmiare a noi su tutto quello che ci va dietro. Io... Detto questo, passo la mia parola ad Antonio, che vi parlerà delle buone norme. Buongiorno a tutti, io sono Antonio da Rosella della seconda C dell'ITT e oggi vi presento le buone norme per una buona vita scolastica. Questo è il volantino che ho creato, che è stato distribuito nelle casse del BN dell'ITT e che riassume quattro buone norme che si dovrebbero avere durante le nostre vite scolastiche. La prima è quando il riscaldamento è acceso e non c'è bisogno di arreggiare l'aula, chiudere le finestre. Poi, quando l'aula è abbastanza illuminata dalla luce solare o quando l'aula non è utilizzata, spegnere le luci. La terza è regolare i termosifoni quando saranno accesi durante il periodo invernale sul, sul, con la termolavola sul numero 3 per avere un buon compromesso tra calore, calore sfruttato ed energia, prodotto, ed energia consumata. E l'ultima è quando si esce dall'aula spegnere il PC e la LIM in modo da consumare meno energia elettrica. E queste sono due foto di quando sono andato a consegnare insieme al professore eh, i volantini per le classi del biennio. E sono stati distribuiti al rappresentante di classe e dentro la classe eh, ci sono quattro rappresentanti che fanno che ognuno di questi fa quella buona norma. E sono e intanto per questo mese questa è una sperimentazione diciamo. poi per il prossimo anno tutto l'anno i volantini saranno distribuiti e saranno utilizzati e ogni tanto noi dell'energy team lo dico per le classi a cui abbiamo già distribuito questo volantino passeremo a controllare che tutte quante le cose siano state eseguite correttamente e se non è così ehm, andremo a interpellare il responsabile di quella cosa e gli chiederemo perché non ha eseguito il suo compito Grazie dell'attenzione, arrivederci. Bravi, bravi, bravi ragazzi, bravissimi ragazzi. Bravissimi. Dai, dai, dai ragazzi, manca solo l'ultimo gruppo, resistete, resistete un altro po'. Perché siamo arrivati alla fine, siamo l'ultimo gruppo, quindi dai resistete. Ultimo ma non per importanza ragazzi, mi raccomando. Sì. Dai, e il titolo del prossimo gruppo è Mi illumino di meno. Quello che dovremmo fare io e Tedio. Boh. Sì, dovremmo illuminarci di meno io e lui, però vabbè, e... Dai, dai ragazze, dai, dai, dai forza, ye. forza, dai. Dai, Roma. Avanti. Buongiorno a tutti, noi siamo Yasmin. Imane, Sonia. E oggi parleremo di tre argomenti, dell'impronta ecologica, della giornata di millumio di meno e della nostra esperienza peer to peer. È da ormai dieci anni che la nostra scuola partecipa al progetto Green School e nel corso degli anni ha vinto molti progetti, come due anni fa vinse quello per la comunicazione tramite un sito web che era stato creato dove erano stati caricati tutti i materiali e anche quello del miglior energy team. Lo scopo di questo concorso è quello di sensibilizzare allo sviluppo sostenibile e ha come secondo fine quello di sensibilizzare i ragazzi e i ragazzi che saranno loro gli adulti del nostro futuro. Ogni anno vengono idealizzati vari progetti grazie a un gruppo di ragazzi che si è reso disponibile su base volontaria per la realizzazione di questo progetto. E per lo sviluppo abbiamo usufruito di vari laboratori per avere un miglior eh, supporto tecnico adeguato. L'obiettivo principale dell'Energy Team è quello della comunicazione, ovvero quello delle buone norme e dello sviluppo sostenibile. Mentre la giornata di Milumino di Meno è la, del, um, è la giornata del risparmio energetico nazionale e degli stili di vita sostenibili che sono sponsorizzati da Caterpillar e Rai Radio 2 che, ve, che organizzano questa giornata ogni anno dal 2005. E, eh, dal 2005 sì. e questa giornata è organizzata intorno al 16 febbraio che è il giorno in cui è entrato in vigore il protocollo di Kyoto. E, e con la giornata di Millumino di Vedo di Milumino di Meno prevede una puntata di caterpillar in cui si raccontano le adesioni più particolari e questa giornata è preceduta da una campagna radiofonica di quattro settimane dove vengono, dove vengono raccontate le migliaia di adesioni di scuole, comuni e associazioni. Ora lascerò la parola alla mia compagna Imane che vi parlerà della sua esperienza peer to peer. Ciao a tutti, sono Imane. Ciao a tutti, sono Imane e frequento il terzo anno dell'indirizzo amministrazione finanze e marketing e ormai da circa due anni faccio parte del gruppo Green School. Ogni anno diversi gruppi partecipano a diversi progetti, io sto anno ho voluto sperimentare eh, l'esperienza della peer-to-peer. -peer. Qualcuno di voi sa già cos'è la peer-to-peer? No. allora la peer to peer non è altro che una forma di apprendimento alla pari che mira diciamo, a facilitare la comunicazione e l'apprendimento mm, non so di una materia o di un argomento e, mm, sono andata nelle classi prime a presentare mm, le, a presentare a parlare della giornata Mi illumino di meno e delle varie metodologie di, di risparmio energetico che sono tematiche importantissime, soprattutto durante mh, questi anni in cui c'è un cambiamento climatico a cui stiamo assistendo tutti. Eh, la mia amica poco fa vi ha parlato della giornata Mi illumino di meno, e ora lascio la parola a Sonia che vi parlerà dell'energia delle, dell e delle varie buone norme. Ciao a tutti, io sono Sonia, faccio parte della quarta A dell'ITT. Durante eh, la nostra esperienza di Green School siamo andati al Parco La Fenice a Padova. Eh, il Parco La Fenice è una delle sedi della Rekip. La Rekip sarebbe un custode energetico, quindi un'associazione che si occupa di, monitor eh, di monitorare i consumi di energia sia termica che eh, elettrica. E in, questo, in questa sede facevano anche degli studi su come rendere più, effic più efficiente la produzione eh, sostenibile di queste energie. Un altro punto molto importante che abbiamo imparato a studiare, insomma, è, come vi hanno parlato prima, è l'impronta ecologica, quindi quanto noi impattiamo sulla Terra. E abbiamo là messo anche una foto di, una, di un intervento che, che sono venuti a farci proprio nella nostra scuola. E l'associazione Impatto di Vittorio Veneto. E, come ultima cosa, abbiamo qua messo se un po male, le immagini del sito che la nostra scuola ha creato. Perché esistono tanti siti dove si può calcolare la nostra impronta energetica, e la nostra scuola ne ha fatto uno. Dove, appunto, qua avete il QR che potete scannerizzare e potete vederlo anche voi. Insomma, calcolarlo anche voi. Grazie per l'attenzione. Brave, Ragazzi, con grande rammarico siamo giunti al termine. Però, fermi. fermi. Ci tenevo a fare i ringraziamenti anche alla nostra regia. Ragazzi, per piacere, venite su sul palco. Voi non li avete visti per tutto il, il periodo dell'esposizione perché stavano lavorando per noi, per voi. Dai, ragazzi, un bel applauso. Ragazzi, un bel applauso. <ride> Grazie, ragazzi. Grazie ma potete scendere adesso sì. bravissimi grazie ragazzi davvero grazie 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 bravi ottimo lavoro allora e ragazzi soprattutto allora. che potrebbe essere scontata ma grazie a voi per l'attenzione per l'interesse e fatevi un bel applauso uno di quelli seri di più di più di più di più fatevi sentire Fischi solo gli juventini per piacere. E siccome io e i miei colleghi siamo pini di Ego, vi chiediamo se ne fate un altro per noi. Chiediamo alla nostra Presside di salire, così fa i saluti finali. Un altro bel applauso, ragazzi. Grazie, grazie ragazzi, non rimanete che… Bene, allora siamo arrivati al termine, siete stati bravi, ho apprezzato molto e penso tutti quanti abbiate, diciamo, intuito e capito quanto lavoro c'è dietro a, a tutto questo. Ecco, allora ringrazio ovviamente tutti gli insegnanti, intanto voi ospiti, eh, quindi la, la Cosmo e la Daponte che gentilmente siete arrivati fin qua. Poi ringrazio le classi partecipanti, i ragazzi del gruppo Green che dopo verranno qui per fare delle foto ovviamente, l'associazione Impatto, i professori che hanno gestito il gruppo che sono i professori... I professori Carambia, Montoro, Filieri, Lamalfa, Erika Rizzo e Beggiato, la professoressa Pagotto che ha aiutato nell'organizzazione, l'assistente tecnico Simone, la tenda TV Federico, ringrazio il professor Botteo, la professoressa, scusate, Botteon che ha, che ha partecipato anche lei. Ringrazio gli ospiti. Chi? Eh sì, Simone, certo. Ringrazio anche gli ospiti che, sono, che hanno partecipato, che sono i rappresentanti di Confartigianato eh, di Vittorio Veneto, il dottor Boscariol e il signor Piccin, la Confindustria Veneto Est con il signor Granzotto, e, eh, l'ex Ampal, non ricordo il nome adesso, la dottoressa Pesavento, eh, Metalmont che è venuta e ci ha fatto... Eh, compagnia, grazie davvero. Se ho dimenticato qualcuno, mi dispiace scusate, eccetera. Ok, adesso un'ultima cosa, vi chiedo ancora 5 minuti chiamo di nuovo il cavaliere Salvador, vicepresidente di Banca Prealpi, perché gli consegniamo: l'anno scorso abbiamo consegnato una felpa, quest'anno consegniamo una maglietta anzi, due, <ride> ecco. Ringrazio ragazzi, a... un attimo di silenzio per piacere, sì. ancora poco. Scusate, ringrazio anche i quattro ragazzi del turismo, eh, adesso non ricordo il nome, che gentilmente ci hanno, eh, hanno fatto tutta l'accoglienza. La, eh. Quindi grazie anche a voi. Grazie, ragazzi. Ci spostiamo. Va bene. Ecco. Adesso av avrete anche la maglietta. Ecco. Sì. Ric Grazie. Eh la facciamo vedere, dai. Certo, ne abbiamo portate due, una per il, anche per il presidente. Bene. Ecco. Sì. Ecco. Ecco, ringrazio tutti. No, no, aspetti, 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 aspetti. Eh no, Manca fermi C'è un fuori programma. C'è un fuori programma. C'è un fuori programma. Dai Angelo Fermi tutti. Ecco come dicevo la maglietta ha dei, loghi, ha dei loghi, abbiamo messo dei loghi, per esempio qui c'è una scritta, io come dire un pochino me, me ne intendo d'inglese, in small actions, big satisfactions, quindi dei, dei motti, ecco appunto. Bravo, bravo. Ecco bene. Sì. Abbiamo una piccola sorpresa per lei, preside. Ah. Non so se si è capito, non so se si è capito. Grazie. Dai, no, oh, dai. dai preside ne apro uno. uno. Due, dai. Quello più grosso. Quello più grosso fa... Fa, fa più bella figura, fa più bella figura. Quello più grosso. Oh, Dobina. Dobina. Ecco. Oh, silenzio, oh. silenzio, ragazzi, silenzio, 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 ragazzi, silenzio, tutti insieme. La indossi, la indossi, la indossi, la indossi, la indossi, la indossi. La indossi! La indossi! No, 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 la indossi! La indossi! Sì, sì. Aiutala, aiutala. aiutala. No. La indossi! La indossi! <sussurra> 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 <sussurra>